Ehi, lo sai che la SIP si trasforma? Si trasforma? Sì, diventa un negozio come questo, dove la gente può vederci, provarci e insomma acquistare tutti i prodotti SIP. È vero, apparecchi garantiti dal marchio SIP, in un normalissimo negozio con orario di apertura come tutti gli altri, anche il sabato. Ma anche per informazioni o qualunque pratica devo affrontare traffico e problemi di parcheggio? Guarda là! Facile, basta chiamare il 187 per chiedere nuovi impianti, traslochi, segreterie telefoniche, teledrin, servizi telefonici supplementari. Sì, sì, d'accordo. Ma chi mi informa sulle bollette? Calma, c'è il 188, può dirti tutto sulle bollette insolute e arretrate. Gli puoi segnalare gli estremi dei versamenti. È vero, e poi il 187 e il 188 sono servizi gratuiti. Il negozio SIP più vicino a te è... Gli sportelli di cassa della SIP sono stati chiusi e al loro posto, a Firenze, sempre in via Masaccio, è in funzione 24 ore su 24 il Bancoball, la cassa automatica della SIP. Basta inserire il denaro contato e la bolletta telefonica viene restituita a quietanzata dopo una semplice operazione. La bolletta può essere pagata anche presso gli sportelli postali o bancari o, meglio ancora, esservi domiciliata. In questo modo si eviterà il rischio di dimenticarne il pagamento, oltre a quello, perché no, di dover fare la fila. Per chi ha necessità di conoscere l'importo da pagare è disponibile il numero 188. Questo servizio, limitatamente alla clientela affari, accetta anche gli estremi di pagamenti effettuati in ritardo. Per le abitazioni un servizio automatico, formando il numero 16488, riceve le segnalazioni dei pagamenti oltre i termini, evitando così la sospensione del servizio o accelerando i tempi di riattivazione. Alla SIP, da oggi, tutto è più facile. InSIP, negozi specializzati nella vendita e nell'assistenza in esclusiva di tutti i prodotti SIP. Gli sportelli di cassa della SIP sono stati chiusi e al loro posto a Grosseto in via Manetti 19 è in funzione 24 ore su 24 il Bancoball, la cassa automatica della SIP. Basta inserire il denaro contato e la bolletta telefonica viene restituita a quietanzata dopo una semplice operazione. La bolletta può essere pagata anche presso gli sportelli postali o bancari o, meglio ancora, esservi domiciliata. In questo modo si eviterà il rischio di dimenticarne il pagamento, oltre a quello, perché no, di dover fare la fila. Per chi ha necessità di conoscere l'importo da pagare è disponibile il numero 188. Questo servizio, limitatamente alla clientela affari, accetta anche gli estremi di pagamenti effettuati in ritardo. Alla SIP, da oggi, tutto è più facile. Ehi, lo sai che la SIP si trasforma? Si trasforma? Sì, diventa un negozio come questo, dove la gente può vederci, provarci e insomma acquistare tutti i prodotti SIP. È vero, apparecchi garantiti dal marchio SIP, in un normalissimo negozio con orario di apertura come tutti gli altri, anche il sabato. Ma anche per informazioni o qualunque pratica devo affrontare traffico e problemi di parcheggio? Guarda là! Facile, basta chiamare il 187 per chiedere nuovi impianti, traslochi, segreterie telefoniche, teledrin, servizi telefonici supplementari. Sì, sì, d'accordo, ma chi mi informa sulle bollette? Calma, c'è il 188, può dirti tutto sulle bollette insolute e arretrate. Gli puoi segnalare gli estremi dei versamenti. È vero, e poi il 187 e il 188 sono servizi gratuiti. Il negozio SIP più vicino a te è...